capitello piena di riccioli dorata, quello lì è in stile barocco. Noi facciamo una cornice per una fotografia nostra che andremo a mettere qua al centro, quindi qua dentro devo avere un mio faccione, d'accordo? Questo è il compito completo, quando ho finito la cornice. Dopo la coloriamo anche in oro, come si faceva nel barocco. Tutto il barocco generalmente si distingue perché fa largo uso di oro, foglia d'oro, d'accordo? Non oro massiccio. Andiamo a fare i nostri riccioli, li facciamo con la carta, d'accordo? Cosa più semplice, taglio un pezzo così, regolare, va bene? Vi faccio vedere alcuni modi per fare i riccioli. Lo taglio, adesso io lo strappo, voi tagliatelo con la forbice. Dopo vi vado a prendere il Vinavil, se non ce l'avete. Faccio il mio ricciolo, d'accordo? Bene. Posso farlo, se lo arrotolo fino in fondo, lo faccio a spirale, d'accordo? Mettevo a largo, ho il mio ricciolo. Se lo avvolgo dall'altra parte, ho il doppio ricciolo. Ok? Visto? Ehi! Ho il doppio ricciolo. Ho trovato solo un baratto, li rimetto da parte, quando ho la Vinavil lo incollo, settimana prossima quindi devo arrivare anche col Vinavil, d'accordo? Per incollarli devo mettere su un pezzettino di carta, dopo quando sapete com'è il Vinavil, non è così bavoso, lo devo appoggiare e quando l'ho appoggiato devo metterlo sul mio cartone. Quando è sul cartone, adesso non riesco a farvelo vedere, dopo un attimo posso con una penna sistemarlo, farlo più corto, sistemarlo bene, d'accordo? E dopo lo lascio lì perché devo aspettare almeno un'oretta. Dopodiché